vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Ciao amici di Spazio Musica, sono Clio. A grande richiesta e grazie al vostro contributo, torno appunto sulle emittenti di Spazio Musica con il mio nuovo singolo dal titolo SOS. Io ringrazio con tutto il cuore Spazio Musica per il sostegno che dona alla musica indipendente. Vi mando un saluto e un caro abbraccio. Ciao! L'informazione. Oggi discutiamo, ma intanto il mondo muore. E mentre tutto ruota intorno ad estetiche apparenza, lancio un SOS e chiedo un kit per la mia sopravvivenza. E tutti pronti per la rivoluzione. Ciao amici di Spazio Musica, così come vi avevo promesso qualche tempo fa, eccomi pronto a presentarvi il mio nuovo videoclip, un tributo al Quartetto Cetra, la canzone si intitola Scusa, ed è un fantastico tributo ad un gruppo storico della musica internazionale. Ve lo ricordate? Un bacio a mezzanotte? Bene, l'ho cantata insieme al rapper Vaga, che ha portato, devo dire, delle modifiche piacevoli ma assolutamente all'altezza della situazione, per cui cantiamola insieme. Scusa.
del mare. No, no, sì, oh, bellissimo, no, però serve. Proprio bene, lontano dalla gente e dalla mia città. Adesso che noi due restiamo insieme, vorrei dimenticare la realtà. Ma basta foto, guarda il mare, sempre in mano il cellulare. Ti prego no, no, non mi taggare. Ti prego no, no, non la postare. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidare. Perché, perché riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognare fantastica. Mezzanotte qui c'è un altro gusto, specialmente se restiamo dentro questo impasto. Perché tu, l'unico peccato giusto. E devo regalarti tutte le attenzioni, le emozioni. Ma troppi selfie, lascia il cellulare. Basta con ste foto da taggare. Ti prego no, no, non la postare. Non localizzare. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidare. Perché, perché riesce sempre a farti innamorare. Oggi io mi sento non proprio ti bene. Di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognare fantastica. Scusa, sotto questa luna voglio farlo ancora. Ancora. La mezzanotte piano piano vola. E vola anche la voglia che prescinde da un chissà. Con te. Un bacio che ti sfiora dolcemente. Oggi io mi sento proprio bene. Non ti fidare di un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidare. Ancora. Perché, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognare fantastica. Non ti fidare. Sì, vabbè. Ciao a tutti, sono Lisa Fabris e ho 18 anni. Fin da piccola la mia passione è sempre stata quella della musica, in particolare del canto. Prendo lezioni private da qualche anno che mi stanno permettendo di raffinare quella che è la mia passione per poterlo far diventare un giorno un lavoro, che è un po' il mio sogno. Il 23 luglio è uscita la mia nuova cover, un omaggio a Sofia Loren, Mambo Italiano, in collaborazione con il mio produttore Antonio Frodella. Se volete potete seguirmi sui vari social network come Instagram e Facebook al nome Lisa Fabris. Vi aspetto con tante novità. Georgian mambo like a crazy with a hey mambo.
Ciao, sono Daniele De Gregori e vi presento il videoclip del mio singolo, Felici per Finta. Seguitemi su tutti i canali social e ascoltate i miei brani su Spotify e acquistate il disco che è appena uscito, La gente è singolare. Un saluto agli amici di Spazio Musica. Ciao! Capitano, forse non c'hai torto, ho mal di testa perché ho letto troppo. È vero, non si vede terra da un anno, ma dà fastidio questo pessimismo. E c'hai ragione che può andarci peggio, non stiamo mica colando a picco. Dipende da me come mi sento, l'atteggiamento è questione d'esercizio. Se ripetiamo tre volte che va tutto bene, magari succede. Felici per finta, andiamo avanti così, avanti tutta. Felici per farza è la rotta, tieni la barra dritta. Capitano, forse c'hai ragione, dovremmo solo andare più veloce. Non pensare che sia stato un errore e poi sorridere alle persone. Il tuo equipaggio non fa domande, però poi la notte non ci dorme. Dentro al lavoro ci si nasconde, di questo mare non conosce niente. Capitano, ma non basta dirlo, il tuo sguardo, il tuo comportamento sono quelli di un uomo sconfitto che ha finto. Felici per finta, andiamo avanti così, avanti tutta. Felici per farza è la rotta, tieni la barra dritta. Di ottimismo è morto mai nessuno, tranne il Titanic e il suo capitano. Felice è una smorfia di gioia, ma la nave affonda. Felice è la stessa solita tristezza che va nascosta sotto coperta. Felici per finta, andiamo avanti così, avanti tutta. Felici per farsa è la rotta, tieni la barra, tieni la barra dritta. Felici, felici, felici per finta, felici, felici, felici per finta, felici per finta, felici per finta, felici per finta, felici per finta. Ciao amici di
di Spazio Musica. Con questo caldo noi ci rifocilliamo e oggi abbiamo un ospite specialissimo che da Novara si è trasferita ad Ischia, ma per le vacanze ovviamente, la nostra Paola D'Alessandro. Ciao Paola! Ciao a tutti! Oh, Paola inizia a 14 anni a suonare il flauto traverso, studia al conservatorio, quindi ecco, è un artista che studia. Quindi Paola, ci dirai quanto è importante studiare per fare musica. È importantissimo, è fondamentale, infatti penso che la metà delle cose che sto facendo ora non avrei potuto farle se non avessi studiato. Quindi vi invito a studiare tantissimo se volete fare qualcosa. Paola, tu ti sei avvicinata alla musica da piccolina. Come mai? Chi ti ha portato ad avvicinarti alla musica? Mi sono avvicinata a Giorgia da quando ero piccolissima, è sempre stata il mio idolo. E probabilmente la mamma me la metteva in macchina quando mi accompagnava all'asilo e da lì questo amore incredibile. Per Giorgia, la prima canzone di Giorgia che ricordi? Di Sole d'Azzurro, è sempre stata la canzone della mia vita proprio. Paola, tu fai pop melodico e scrivi ovviamente piano e voce, anche se in conservatorio il pianoforte è complementare, ma poi in realtà per comporre un po' la melodia base, non tanto l'arrangiamento, è essenziale suonare un strumento. Esatto. I tuoi come ti hanno supportato in questo percorso? Oppure hai, ecco, diciamo, spinto la carretta tu da sola? No, allora diciamo che i miei mi sostengono tantissimo, sia economicamente che tempisticamente, mi portano ovunque. Qualsiasi movimento debba fare in giro per l'Italia, loro sono sempre disponibili ad accompagnarmi ovunque. Poi mia mamma, che è la mia manager, e infatti lei diciamo che guarda anche il lato social della situazione, quindi diciamo che è una bella squadra alle spalle. Questo è fondamentale. Tu hai partecipato ad un talent che si chiama iBand, un talent diretto, capitanato, chiamiamolo così, da Vincenzo Sorrentino. Raccontaci un po' com'è andato questo talent. Che cosa è successo? Come ci sei arrivata? Allora, perché hai deciso di andare poi ad iBand? Allora, in realtà abbiamo provato, io e il mio vecchio gruppo abbiamo provato a iscriverci così per gioco, ovviamente, parte tutto sempre per gioco. E siamo stati presi perché c'è stata prima una selezione online, quindi avendo passato questa selezione online siamo arrivati poi alle selezioni di Roma e niente, ci siamo trovati di fronte Marco Carta, Sal Da Vinci, che io adoro assolutamente, e quindi Silvia Salemi. Quindi diciamo che come impatto è stato abbastanza forte, è stato super divertente cantare su un palco ben allestito come quello. E quindi diciamo che è stata un'esperienza assolutamente positiva e molto divertente. E da lì poi hai passato la selezione, siete arrivati alle semifinali, giusto? Esatto, sì, siamo arrivati in semifinale. Arrivati in semifinale, comunque, anche se ecco il percorso di iBand si è fermato lì, hai incontrato una persona che adesso ha coprodotto con te un pezzo che sta andando tantissimo in questo periodo, cammina in Francia, come mi dicevi prima, in maniera esponenziale, che è Zenzero. Esatto. E Limone. Hai Esattamente, cominciato. Sì. Raccontaci un po' di questo pezzo. Ok. Allora, beh, diciamo che aver partecipato a un talent sulla 5 e poi aver ottenuto un contratto di coproduzione è stato, diciamo, un piccolo coronamento di un sogno, ok? E Zenzero Limone è andata fortissimo, cioè sta andando, e per alcuni mesi ha spopolato in Francia ed è stato un risultato proprio inaspettato. Quindi vedremo poi i risultati anche dalla Francia. Anche qua sta andando abbastanza bene e quindi sono contenta. E ringrazio il maestro ovviamente per aver prodotto il pezzo. Sì, perché è stato arrangiato il pezzo da Vincenzo Sorrentino. Esattamente, sì, da lui. Beh, io direi che potremmo anche sentircelo questo Zenzero e Limone, che dici? Volentieri. Regia, Zenzero e Limone. Ho camminato attraverso i miei abissi,
Ora mi tolgo dai piedi passi, mentre mi butto a capo fitto sul letto. Aspetto che mi crolli il tetto addosso. Non sono fatta per le persone, resto da sola ad ogni occasione. Sai, c'è gente più falsa di Giuda, che gli dai tutto e poi l'arte è finita. Ma se avessi ancora te, ma se avessi ancora te, sentirei tutto quello che ho perso. Immaginarlo non è lo stesso. Quello che ho detto sarebbe sbagliato se avessi ancora te. Quindi resta non avere timore, ti voglio qui, zenzero e limone. Dormo da sola perché amo il silenzio. Dormo da sola, mi consolo col vento. Non ho bisogno di qualcuno vicino. Apro le braccia e ci stringo il cielo. Voglio questo perché mi amo davvero. Prendi i tuoi baci e vattene, prego. Grazie alla musica riesco a gridare. Zenzero e limone, sei arrivato proprio tu, apposta per parlare d'amore. Non potevo mancare a questo pezzo, no? Paola, raccontaci un po' questo pezzo. Allora, Zenzero e limone racconta una storia d'amore, ovviamente finita, ma non finita troppo male. E diciamo che nel pezzo dico che sono fatta per stare da sola, non voglio nessuna, però se avessi ancora lui magari smentirei tutto quello che ho detto. E allora Marcello è arrivato, diciamo, ad hoc, in questo momento proprio perfettamente. Senti Paola, chi è dedicato questo pezzo? Dai, ce lo puoi dire? No, il nome non si dice, si dice il peccato ma non il peccato. Ah. Oh, anche a Novara arrivano i nostri, cioè i detti sono più o meno in tutta Italia. Sì. Paola, tu fai pop melodico, giusto? Tu devi sapere che Marcello è un musicista, quindi un musicista anche abbastanza... Io poi lo supporto da tempo, quindi ormai ci ho fatto il callo, se così puoi dire. Che alla fine io non mi sopporto, dai, nel tempo. Senti Paola, ma come ti trovi oggi con questo ambiente al mare? Ve lo faccio vedere un po'. Allora, diciamo che mi sto rilassando finalmente dopo una carrellata di concerti infiniti, quindi ci voleva e non ho mai fatto un'intervista al mare, quindi è la prima volta. Ci voleva uomo parte per farti fare un'intervista al mare. Senti, ci puoi parlare anche di qualche progetto futuro che hai, brani in cantiere? Allora, scusate ma mi sento malissimo. Progetti futuri adesso? Sì, brani in cantiere, collaborazioni. Ok, sì. Adesso sto preparando un EP che dovrebbe uscire o a fine anno o inizio dell'anno prossimo, che sto producendo con Federico Sapia, che è un ragazzo di Novara, un produttore di Novara, e abbiamo già scritto un paio di pezzi, tra cui uno che si intitola Nicotina, che ho cantato in anteprima all'Alfa sabato, e quindi poi vabbè, uscirà più avanti. E niente, quindi abbiamo questo EP e speriamo di finirlo presto e che esca molto presto. Nicotina, che nome curioso, ci puoi dare qualche anticipazione oppure è tutto ancora, chiaro? Certo, è tutto ancora certo. È sempre una storia d'amore, okay. Però una relazione a distanza. E quindi vabbè, la parte della nicotina sarebbe quando sei a letto la mattina con la persona che ami, bevi il caffè e lui ti guarda mentre tu non sei. Ah, vedi? Però questi sapori sono molto interessanti, eh? E poi penso siano abbastanza comuni nella vita delle persone, quindi potrebbe essere anche un brano molto interessante che possa effettivamente collegare un po' tutta la gente. Le persone si possono riconoscere. È stata tutta una storia, dai. Siamo curiosi, quindi attenderemo con ansia di ascoltare questi brani. Invece il tuo primo singolo
sappiamo che ormai risale a qualche tempo fa, uno sbaglio consapevole. Sì, allora, uno sbaglio consapevole mi diverte un sacco, perché ero piccolina, avevo neanche 20 anni, tipo, forse 18, 19. E niente, mi ero imbaghita di un ragazzo molto più grande di me, quindi ho scritto questa canzone che appunto parla di una relazione ipotetica, amore platonico per una persona più grande. E infatti nel ritornello dice: se mi aspetti io ti raggiungo, cioè se tu smetti di crescere io cresco e possiamo stare insieme. E quindi sì, diciamo che mi diverte perché mi ricorda un po' l'ingenuità. Beh, io lo sentirei. Tu che dici, Marzi? Assolutamente sì. Uno sbaglio consapevole. Volentieri. Guardo la luna, dice che pensi a me, ma non ci voglio credere. Quando ti canto risuona ogni nota, se poi mi fermo la stanza è vuota. Se mi aspetti ti raggiungo lì dove il mondo fa paura e consapevole. Ti voglio insegnare ad amare. Voglio una storia che sia travolgente per dire il resto. Tornati amici di Spazio Musica, avete appena ascoltato uno sbaglio consapevole della nostra Paola. Paola, abbiamo notato effettivamente mentre ascoltavamo il pezzo che l'amore è un filo conduttore abbastanza... Un fil rouge che si ripropone. Abbastanza assiduo, come si dice, nei tuoi brani. Quindi la domanda è, hai l'innamoramento facile? No, l'innamoramento facile no, assolutamente. L'invaghimento magari sì. L'invaghimento facile, Marcello. Ne sai qualcosa tu? Ah, io sì. Ahimè, sì. Ok, va bene. Paola, dove possiamo trovarti? Come rintracciarti? Prossime date in cui vederti? Allora, potete trovarmi su tutti i social, su Instagram Paola D'Alex e invece su Spotify, iTunes, Facebook, YouTube Paola D'Alessandro, semplicemente. E l'ultima domanda? Dove possiamo vederti, quando hai i prossimi concerti, prossime date? Allora, la prossima data sicura, certa, è il 27 agosto a Città Spettacolo a Benevento. Quindi, per gli amici delle zone, vi aspetto. Da Novara a Benevento. Sì, ma in realtà quest'anno è stato un po' un trauma, perché continuavo a cantare in giro per l'Italia e non ce la facevo più a viaggiare. È bellissimo viaggiare, però dopo un po'. Ma con gruppo o da sola, Paola? No, da sola. Quindi concerti? Sì, concerti, ospitate, dipende dalla situazione, dal contesto. Beh, io direi che il 27 agosto cercheremo di venire anche noi. Possiamo fare una passeggiata per venire ad ascoltarti, così almeno ci conosciamo di persona. Volentieri. Paola, grazie per essere stata con noi. Ti ringrazio sicuramente tutti gli amici di Spazio Musica che sono sempre lì con noi ogni settimana ad ascoltarci. E speriamo di vederti presto in live. Speriamo. Grazie mille di tutto, siete stati fantastici. Ciao Paola, grazie. Ciao. Ciao. Voglio vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più.